Martina Rossi di Imperi è morta a soli 20 anni precipitando dal balcone di un hotel di Palma di Mallorca nel 2011. Suicidio, disgrazia o delitto? Per dare una risposta a questa domanda è in corso un processo che vede imputati due ragazzi di Arezzo, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, condannati in primo grado e assolti in appello. Ora tocca la Cassazione e intanto i genitori di Martina continuano a rivivere quella terribile tragedia, come racconta Bruno Rossi, padre di Martina, ospite nello studio di Imperi Apposta TV. Per chi gli ha fatto del male, diciamo così, una necessità, è diventato, ecco, un dato oggettivo, infangare Martina, farla diventare quella che non era. Oggi avrebbe 30 anni, siamo vicini tra l'altro a quello che doveva essere un suo compleanno. Di conseguenza, ecco, la cosa assume anche un significato più grave. Ecco, Martina nasce dopo 20 anni di matrimonio, è una data infinita, ecco, di anni precedenti che conoscevamo, che con sua moglie, ecco, che con mia moglie, la sua moglie, vivevamo, ecco, con tranquillità la nostra vita. C'era il desiderio, ecco, di avere un bambino, di lasciare un segno, anche perché vivere senza lasciare un segno, senza sapere, ecco, chi conduce un altro pezzo di vita, ecco, ne manca forse, penso, un pezzo. E questo pezzo era arrivato. Era una persona, diciamo così, ecco, che era capace a scrivere, era capace a disegnare, aveva preso la maturità classica al Doria, sapeva nuotare, faceva dei disegni, ecco, senza essere mai andata all'artistico, molto ovviamente perché sua mamma aveva insegnato, ecco, queste scuole, ecco, con una capacità, ecco, che delle volte quando prende i suoi quadri, ecco, prende le sue cose che ci abbiamo tutte lì, tutte sistemate, tutte nella sua camera, ecco, vedo anche le capacità oggettive, ecco, che aveva. Invece l'hanno fatta diventare una mezza pazza, una ragazza che saliva in camera di due ragazzi perché li voleva soddisfare, questo è stato detto, di conseguenza vogliosa di sesso, di desideri forti, ecco, quello che avevano loro nella testa. E invece, proprio perché lei, ecco, non ha voluto stare a questo gioco come una donna, ecco, che subisce comunque la violenza di due uomini grandi, grossi, uno un campione italiano di motocross, di conseguenza abituato a tenere una moto, e pensate voi, ecco, invece non è stato capace di trattenere questa persona e lasciarla buttare giù dalla due ragazze in camera con una ragazza, anche se non ha mai detto, se ha voluto sostenere il contrario, che la vedono buttarsi giù dalla finestra e che la vedono, eppure è diventata una pazza, anzi una tossicodipendente quasi, perché gli dice che ultimamente le hanno fatto fumare una canna e allora lei è impazzita e si è buttata giù dalla finestra. Insomma, non è facile accettare un discorso di questo tipo, ma bisogna proprio, ecco, dire invece chi era Martina. Martina era quella che ho detto prima, una ragazza esclusiva, normale, era una ragazza con la voglia di vivere e che avrebbe anche voluto e desiderato, ecco, avere un bambino, perché delle volte, una volta sono andata a prendere la parrucchiere, avevo un bambino in braccio, mi fa: papà, chissà quando, e amore, non ci siamo riusciti, e il tuo papà che ti è stato sempre vicino, nel momento più importante non c'era, non ero con lei, nel momento più importante, quando ci hanno fatto del male, non ho potuto far altro che parlare di lei, come faccio adesso. Questo è. Cosa vi aspettate adesso dalla Cassazione? Da questa cosa che comunque dice non finisce qui, non deve finire così. No. Innanzitutto, come dire, ecco, io l'ho sempre detto, ma con grande serenità, tranquillità. Ecco, finché io ci sono, questa cosa non può finire così. Deve finire evidenziando le responsabilità, che saranno poche, che saranno tante, ecco, ma evidenziando le responsabilità di chi c'era assieme, di cosa ha fatto. Poi in giro c'è tutta una caterva di persone che hanno attribuito, hanno costruito questa cosa e che dovrebbero comunque, ecco, sentirsi, i vecchi dicevano, prendere di notte quando dormono, presi per i piedi, tirati, alzate, perché ognuno c'è un pezzo di responsabilità in questa storia, in questa morte assurda di una ragazza che va a fare la vacanza, la prima nella sua vita, che all'università ha preso, ha fatto a Milano, faceva architettura, è venuto il primo anno, ha preso l'esame, e un giorno, è stato un giorno di vacanza, il 31, la notte del 2, dell'1 è arrivata, è morta. E vogliono dire che si è buttata giù dalla finestra, che ha fumato,
mentre invece le analisi che hanno fatto a Barcellona il giorno dopo hanno testimoniato che non aveva né fumato né bevuto, sembrano quasi assurdi, ma sono riusciti a modificare tutto in progress, hanno modificato, hanno trovato un testimone che è riuscito a vedere, diciamo così, al di là, su un balcone, perché era cristallato, solamente che era coperto di asciugamani, di teli da bagno, di cose, si vedono le fotografie, ecco, se poi tra l'altro magari le fate vedere, così la gente si rende conto che non racconto delle bugie, perché sennò dice ma sei scemo, racconti queste storie, storie che non sono vere, e invece è tutto vero, era una persona così. E adesso, ragazzi, cioè, voglio dire, le sue amiche di qua, quelle che andavano ai bagni alla Galeazza, che facevamo i tuffi, che facevamo le gare io e lei, che era capace anche a nuotare, che a volte mi diceva, ma fai le gare con i vecchi, fai un po' con me le gare, e mi lasciava, io andavo alla Galeazza e lei era già di ritorno, e eravamo di conseguenza, facevamo i pezzi di nuoto, e vabbè, e adesso non c'è più.